sono state prese a livello di bacino di regioni padane sono delle misure che insomma hanno teso, tendono, nell'idea del legislatore c'era quella appunto di prevenire situazioni di grave emergenza. In realtà il clima che noi stiamo vivendo in questo momento non ci permette di arrivare a quella sicurezza che si pensava. Ma non solo, ancora permangono le auto diesel che sono tra i maggiori emettitori di ossidi di azoto che combinati ovviamente con le polveri sottili PM10 e PM2,5 fanno un mix micidiale. Ci sono i riscaldamenti che purtroppo sono stati comunque accesi pur come dire in un livello molto basso, ma gli impianti centralizzati piuttosto che i condomini hanno comunque acceso gli impianti, e anche qui abbiamo impianti ancora che funzionano con un combustibile altamente inquinante come il gasolio. In più mi permetto di dire che tutte queste misure che si volevano prendere per prevenire appunto una situazione di inquinamento grave mancano dei controlli. Nessuno, quasi nessuno oggi fa controlli nelle strade, questo detto anche dalle polizie, da alcune polizie locali dei vari comuni o delle varie città, perché non hanno i mezzi, perché non hanno persone che possono controllare. Allora è ovvio che da questo punto di vista, come dire, i provvedimenti possono essere anche stati presi, ma l'effetto è vano, in presenza poi di quello che si diceva, di un grave pericolo per la salute a lungo andare nella permanenza ovviamente di un clima mite come quello che stiamo vivendo e in presenza di polveri sottili. Noi siamo in questo catino, insomma lo continuiamo a definirlo così, circondati dalle Alpi con poca ventilazione, con situazioni appunto dove permane il bel tempo e la stabilità non gioca a nostro favore. Certo, le morti ci sono, come dire, conteggiate ormai, bisogna cambiare i nostri stili di vita, allora molto possono fare anche i cittadini pretendendo anche dalle amministrazioni pubbliche che si varino dei provvedimenti, questa volta veramente minimi ma importanti. Ma perché, chiediamoci, i ragazzi non vanno più a scuola in bicicletta o a piedi? Eppure le linee di pedibus ci sono e molte città sono state varate, quindi moltiplicare anche questi piccoli gesti fa in modo, insomma, che ci sia un'auto in meno sul nostro cammino durante la giornata.